Podcast. La giornata. Cosa c'è da sapere? Vladimir Putin intende schierare le sue truppe lungo il confine con la Finlandia. Lo ha detto in un'intervista alla TV statale e all'agenzia di stampa RIA Novosti. Il leader russo ha criticato l'adesione della Finlandia e della Svezia alla NATO e ha aggiunto: non avevamo truppe lì, cioè al confine finlandese. Ora ci saranno, non c'erano sistemi di distruzione lì, ora appariranno. Mosca, dichiara il premier finlandese Petteri Orpo, sta spingendo i cittadini di paesi terzi sui nostri confini orientali. I numeri sono ancora bassi, ma il fenomeno è preoccupante. Dobbiamo salvaguardare le frontiere esterne da qualsiasi attacco ibrido. Le milizie russe filo-ucraine invitano i civili a lasciare le città di confine. La Lituania considera l'invio di truppe in Ucraina. Mentre accade tutto questo, il Parlamento europeo dà il via libera alle prime norme nel mondo sull'intelligenza artificiale, mettendo fuori legge alcune applicazioni che minacciano i diritti dei singoli, come sistemi di categorizzazione biometrica basata su caratteristiche sensibili e l'estrapolazione indiscriminata di immagini facciali da internet. Meloni invece parla ancora di fisco amico. Il centrosinistra fa l'accordo sulla Basilicata. Gli esperti del governo bloccano il ponte sullo stretto. Vannacci racconta le sue serate in discoteca. È giovedì 14 marzo. Io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. Il sistema fiscale deve chiedere il giusto e deve saper usare ciò che chiede ai cittadini con lo stesso criterio che userebbe un buon padre di famiglia, e cioè con buon senso, con lungimiranza, senza sprecare quelle risorse. Questo è un elemento fondamentale se quelle risorse si vogliono raccogliere. Non penso e non dirò mai che le tasse siano una cosa bellissima. Sono una cosa bellissima le libere donazioni, non i prelievi imposti per legge. Giorgia Meloni la mattina è alla Camera ad un convegno che esalta la riforma fiscale arrivata a 18 condoni in un anno e mezzo. Cita per antitesi l'ex ministro dell'economia Padoa-Schioppa e le sue tasse bellissime dei tempi del governo Prodi. Nel pomeriggio c'è l'affondo della Lega per darsi un tono e far capire che esiste. Al Senato ripresenta l'emendamento sul terzo mandato dei governatori, dopandolo con un'aggiunta a sorpresa: lo stop al ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti. Si scatenano le opposizioni, il resto della maggioranza si imbarazza, ma poi non se ne fa nulla. Intanto la commissione esterna di tecnici voluta dal governo per valutare il progetto del ponte sullo stretto pone 68 rilievi, rendendo una favola all'avvio dei cantieri entro l'estate, nonostante 4 milioni di euro siano già stati spesi in affidamenti e gare. Un successone per Matteo Salvini. Nel fronte posto sul candidato per la Basilicata, Dem, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, più Europa e Basilicata Casa Comune, movimento che fa riferimento al nome avanzato sinora dal PD, cioè Angelo Chiorazzo, trovano l'accordo sull'oculista Domenico Lacerenza, 66 anni. Si vota il 21 e 22 aprile. La sfida è con l'uscente forzista Vito Bardi. Ma invece è mai stato corteggiato da un uomo? No, corteggiato specificatamente no, perché insomma probabilmente si è reso conto che non avrebbe raggiunto il buon fine, però qualche avance l'ho avuto. Tipo? Beh, qualcuno che ammicca, qualcuno che ti viene vicino magari in discoteca. Anche che è un bel mazzo, cioè, comunque, no, mi ricordo a Torino. A Torino? A Torino, discoteca. A Torino sono io che ho corteggiato un uomo? No, una donna che poi mi sono reso conto che tanto donna non era un uomo? Sì. Scusi. No, me ne sono accorto. Ma se l'ha accorto che era troppo tardi? No, me lo hanno detto, perché veramente era quasi irriconoscibile. Era transessuale, diciamo. Sì. Infatti, ho tanti amici gay. Si potrebbe concludere questa simpatica conversazione tratta una volta ancora da Un giorno da pecora, visto che riguarda il cangiante obiquo generale Roberto Vannacci. A pranzo su Radio 1, a cena a di martedì. Le ripeto che Hitler, aggiungiamo con un dittatore. Chiedo scusa, che Mussolini, come Stalin, è un uomo di Stato. Emilio
limito a questa constatazione, perché sono uomini che grazie hanno ai nostri ospiti. Generale, non comune cittadino quindi, ma rappresentante della Repubblica e, si immagina, custode dei suoi valori antifascisti come la Costituzione, visto che ha giurato fedeltà alla patria. Generale, dicevamo che è diventato famoso per le sue tesi omofobe e razziste con il libro venduto online Il mondo al contrario, ed è finito indagato per istigazione all'odio razziale, oltre che sospeso per 11 mesi. Militare sotto inchiesta anche per alcune note spese legate ai suoi soggiorni in Russia. E per tutto questo, si immagina, super corteggiato dall'estate, ma sinora senza ufficiale successo, da Matteo Salvini per una candidatura alle europee. In una intervista al Corriere della Sera, Vannacci ha detto di non essere contro i gay pride, ma contro l'ostentazione, di ritenere che gay e lesbiche non si nasce, ma che i condizionamenti sociali sono importanti, di sentirsi oppresso da una cultura come quella che porta Marco Mengoni a indossare una gonna a Sanremo, da risatina sotto i baffi, ha precisato. Però, e questa è la domanda senza risposta, se è così assillato, perché spiega di essere andato in un locale gay del Colosseo con moglie e ragazza alla pari olandese? Ma vedi quante curiosità, e che non è successo niente, si aspettava di tutto? Cioè, chi glielo ha fatto fare? Sarà il suo sense of humor? Sarà l'incontenibile bisogno di incarnare il paradosso? Dove lo vede il patriarcato in Italia? È infatti un'altra delle sue battute più riuscite. Ora se ne esce con la storia della donna transgender che poi gli hanno spiegato, ma chissà quante ne ha ancora da raccontare. Infine, c'è un intervento che dovete ascoltare. Lui è l'assessore lombardo alla sicurezza, Romano La Russa, fratello del presidente del Senato Ignazio, quel Romano che replicava il rito del presente al funerale del cognato, militante dell'estrema destra milanese, appena prima delle elezioni politiche del settembre 22, per poi dire: inopportuno, chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso. Ecco, Romano La Russa due giorni fa interviene nel Consiglio regionale a nome della Giunta, mentre si discute la mozione della Lega in solidarietà alle forze dell'ordine scese in piazza a Pisa, quelle che hanno usato i manganelli sugli studenti minorenni, e dice così: sarà la magistratura a decidere se si sono comportati bene o male i poliziotti. Sta di fatto che l'aggressione a Pisa da parte degli studenti medi, minorenni o non minorenni, che sono normalmente le avanguardie di quelle che arrivano come facevano i vostri nonni con le spranghe in mano, sono le avanguardie cacciate, che sono le avanguardie. Vabbè, chiudo. Assessore, credo che abbia provocato, Così come Hamas mette avanti donne e bambini davanti agli spari degli israeliani, dicendo poi che sono donne e bambine uccise, lo stesso fate, avete sempre fatto e avete lasciamo sempre fatto. Lasciamo concludere l'assessore che ormai sta concludendo. La giornata, cosa c'è da sapere, è un podcast di Laura Pertici, una produzione One Podcast.